Salve a tutti e ben ritrovati con questo nuovo episodio. In questo episodio andremo ad affrontare un nuovo drago. Da qualche parte ci dovrebbe essere anche Delphine, ma sicuramente arriverà al momento giusto. Ok, salvo perché voglio cercare di farvi vedere una cosa se ci riesco. Diciamo che è proprio a perdere tempo, però. Guardate, eh. Adesso, perdite tempo a parte, mettiamoci. Mettiamoci in una posizione, diciamo, più comoda. Ovviamente attaccando Aldo non gli fate niente. Quindi sarebbe solamente uno spreco di frecce, magia, quello che vi pare. Allora, se fate rigenerare il drago, c'è tutto un, diciamo, discorso comunque breve tra i due draghi, ma vi conviene attaccarlo mentre si sta rigenerando. No, me l'hanno ucciso loro. Sono quasi sicuro che lei non abbia fatto niente. Allora, non mi ricordo se l'avevo già detto, ma nel caso che le scaglie le ossa di drago vi sovraccarichino, comunque le potete dare ai compagni per alleggerirvi. Lo ripeto, visto che non mi ricordo se l'avevo già detto oppure no. Molto tempo fa le Blade erano ammazzadraghi e servivamo il più grande ammazzadraghi di tutti, il sangue di drago. Sono 2 secoli che le Blade cercano uno scopo, dai tempi dell'ultimo imperatore sangue di drago. Ora che i draghi stanno tornando, il nostro scopo è chiaro, dobbiamo fermarli. La prima cosa che dobbiamo fare è scoprire chi c'è dietro i draghi. I Talmor sono la nostra pista migliore. Se non sono coinvolti, di sicuro sanno chi lo è. Prima della Grande Guerra, le Blade aiutarono l'Impero contro i Talmor. Il nostro Gran Maestro li considerava la più grande minaccia per Tamriel. Allora era così, forse ancora oggi. Allora li affrontammo nelle ombre, per tutta Tamriel. Pensavamo di essere alla loro altezza. Ancora nulla di certo, ma il mio istinto dice che non possono essere che loro. L'impero aveva catturato Ulrich, la
guerra era praticamente finita. Poi un drago attacca, Ulbrich fugge e ricomincia la guerra. E ora i draghi stanno attaccando ovunque indiscriminatamente. Skyrim si sta indebolendo e così l'impero. Chi altro ci guadagna se non i Talmor? Se riuscissimo a penetrare nell'ambasciata di Talmor, è la loro base a Skyrim. Il problema è che quel posto è più protetto della castità di una vergine. Potrebbero insegnarmi qualcosa sull'ossessione da culto. Non ne sono ancora sicura. Ho qualche idea, ma mi servirà tempo per definire un piano. Ritroviamoci a Riverwood. Se al tuo ritorno non sarò ancora tornata, aspettami. Non ci metterò molto. Tieni d'occhio il cielo. La situazione peggiorerà. Vabbè, che dire, nel prossimo episodio, se non mi metterò a perdere tempo con qualche altro dungeon o qualche glitch, continuerò con la storia principale e quindi inizieremo la missione di, appunto, immunità diplomatica. Vabbè, che dire, per questo episodio è tutto.